polemica sulle nuove tariffe TARI disposte dall'amministrazione comunale di Eboli. A lanciarsi all'attacco il consigliere di opposizione Damiano Cardiello, che accusa l'amministrazione di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, interessati dagli aumenti tutte le fasce della popolazione e le attività. L'ennesimo prelievo fiscale ai danni degli ebolitani. Nel corso degli ultimi 10 anni la tariffa TARI non è mai diminuita, è sempre aumentata, e a seguito di questo le famiglie si sono impoverite. Basti pensare che, ad esempio, una pizzeria di 120-150 metri quadri quest'anno pagherà 150 euro in più di TARI. Le famiglie numerose non verranno meno, anche loro si registrano aumenti a doppia cifra, e quindi è un salasso ulteriore in un momento di crisi perdurante. Questo non va bene, e noi ci opporremo in sede di Consiglio Comunale perché è un primo atto politico. La maggioranza dovrebbe prima vagliare una task force per combattere l'evasione fiscale che ormai ha raggiunto limiti insostenibili pari al 30%, cioè noi abbiamo 2 milioni di euro di mancati incassi a causa di mancati controlli da parte dell'ente, ci sono cittadini che non pagano questo tributo e l'ente per adesso sta con le mani in mano, mentre il restante 70% si vede praticamente soffocato da questa oppressione fiscale. Noi di Fratelli d'Italia ci opponiamo e ci opporremo in Consiglio Comunale chiedendo, come già abbiamo fatto nelle occasioni precedenti, sgravi per chi ha un disabile in famiglia, ma soprattutto chiedendo di rivedere questa scelta, perché non è che possono pagare gli ebolitani i costi salati di una raccolta differenziata che in Regione Campania non solo non decolla, ma rappresenta una sorta di spada di Damocle. Quindi la politica di De Luca è fallimentare sul piano rifiuti e questi sono i risultati.